Pont Metro è la concreta realizzazione della promozione dei territori metropolitani. Quella promozione che passa attraverso le città, le aree metropolitane e che ha come missione la innovazione. L'innovazione che è certamente digitalizzazione, ma che è anche attenzione ai bisogni e ai servizi ai cittadini. Da questo punto di vista il Pont Metro per quanto riguarda Palermo consta di 86 milioni di progetti approvati in 5 assi diversi che partono dalla digitalizzazione del territorio, dell'intero territorio metropolitano, occasione straordinaria di collaborazione in nome dell'innovazione da parte di tutti gli 82 comuni dell'area metropolitana di Palermo. Ma c'è anche l'attenzione alla persona, così come c'è l'attenzione alla comunità, c'è l'attenzione alla persona con tutti gli interventi che riguardano le esigenze abitative, che riguardano il contrasto alle marginalità, che riguardano la piena realizzazione della cittadinanza. E infine i servizi ai cittadini, sempre in nome dell'innovazione, dagli impianti di illuminazione ai bus elettrici, alle piste ciclabili, tutta una serie di interventi che danno il segno di come l'Unione Europea può essere e sa essere un elemento straordinario di promozione del territorio, dei diversi territori. La città di Palermo nell'anno 2018 ha presentato, speso e rendicontato il 99,9% delle somme che erano state assegnate, dimostrando in questo modo che lo stimolo europeo, gli adempimenti dell'Europa servono anche a migliorare la qualità e l'efficienza della struttura burocratica comunale.